Oggi è un momento organizzativo dei 5 Stelle, io ci sono qui con molto piacere, d'altra parte è un percorso che va avanti da tanto tempo, che è partito dal basso e che troverà poi la sua formalizzazione ufficiale martedì alle 6 al Teatro Comunale quando apriremo la campagna elettorale. La coalizione lavora su più liste, io non ho mai pensato che il numero delle liste interessi molto ai cittadini. Ai cittadini interessano i programmi, le idee, le energie, la possibilità di cambiare la città, che certamente poi cammina sulle gambe di tanti candidati che rappresenteranno le nostre idee. La presentazione delle liste è tra 30 giorni e vedremo quali saranno le nostre liste. Sicuramente ci sarà quella dei 5 Stelle con cui condividiamo la speranza di cambiare Catanzaro e la certezza di avere un grande risultato. Per me la politica è anche ascoltare i bisogni delle persone, confrontarmi con la gente, così faremo anche con il nostro programma che stiamo cominciando a presentare ma che poi ultimeremo in una serie di assemblee in giro per la città. È iniziata la nostra campagna elettorale, tante persone ci vogliono incontrare, tanti cittadini ci raccontano il disagio di vivere a Catanzaro in questi anni, stiamo nelle strade, raccogliamo i bisogni, proponiamo e costruiamo soluzioni. Più che un supporto al Partito Democratico, la considero un'alleanza con il Partito Democratico, è un supporto che noi diamo a Fiorita come candidato sindaco. Riproponiamo la stessa logica per il semplice fatto che alle regionali per noi ha funzionato perché storicamente siamo entrati per la prima volta in consiglio regionale con ben due consiglieri e speriamo che anche questa volta per il Movimento 5 Stelle funzioni e renda l'idea di una squadra vincente. Il Movimento 5 Stelle farà una lista come da sua tradizione, non andrà oltre perché noi ci presentiamo con il simbolo del Movimento 5 Stelle e daremo la certificazione soltanto ai nostri iscritti certificati. Oggi per l'appunto è giornata che facciamo riunione con i nostri iscritti per spiegargli quello che è il percorso che è stato fatto fino ad oggi e chiedere il loro supporto alle elezioni amministrative. Oggi presentiamo insieme ai nostri iscritti e ai nostri attivisti delle linee programmatiche che proponiamo all'interno del programma che poi sarà il programma della coalizione che chiaramente sarà definito insieme ai cittadini e nelle nostre linee programmatiche ci sono anche le battaglie storiche del movimento, quindi la trasparenza all'interno della casa comunale, eliminare la burocrazia che spesso e volentieri frena gli investimenti sul territorio e poi la transizione ecologica, quindi favorire l'economia circolare, favorire le energie rinnovabili, vogliamo parlare anche di comunità energetiche, di come la Grande Catanzaro vuole rispondere al problema dell'energia per famiglie e imprese ma anche di raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei in termini climatici. Poi c'è tutto il tema che riguarda la mobilità sostenibile, quindi i trasporti, la metro di superficie che deve essere interconnessa anche con il porto che dovrà essere completato, per non parlare anche di tutto il resto, quindi l'interconnessione con la ferrovia ionica e tirrenica, la mobilità dolce, quindi servizi per il cittadino, essenziali per il cittadino per migliorare la vita dei catanzaresi. Poi c'è l'aspetto idrico, l'ammodernamento del servizio idrico e l'efficientamento anche della depurazione, le politiche sociali e le politiche per rilanciare e promuovere la cultura a Catanzaro.